Questa giornata sta iniziando molto bene, guardate la busta. Madonna, Lara sarà contentissima. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete la giornata è iniziata molto bene. Siamo qui a Milano e siamo... in corso Vittorio Emanuele. Ok, in corso Vittorio Emanuele e già ci siamo dati alla pazza gioia. Ovviamente quando tornerò a Roma vedrete il video del regalone a Lara, perché cavolo, non è solo uno, è gigantesco. Stavolta penso veramente che gli ho fatto il regalo della vita, ma sono contentissima e se lo merita, cioè Lara si merita questo ed altro. Ok, stiamo aspettando il taxi in tutto questo perché stiamo andando in un posto molto bello, perché qualcuno, dove siamo già stati in realtà, qualcuno deve fare un acquisto ed è una cosa figa, bella, che adesso vedrete. Vi giuro, non vedo l'ora adesso di farvi il video dove Lara scarta le cose, ma non per farvi il video, perché non vedo l'ora che Lara scarti le cose. Anche perché sono tante, credo che ce ne sia una serie da 6 video. Sai qual è la cosa bella? Che la cosa bella di fare questi video è la reazione di Lara, che poi mi mantengo come ricordo per tutta la vita. Cioè fondamentalmente lo faccio per quello questi video, perché poi me li vado a rivedere e lei stessa se li va a rivedere non vi dico quanto è contenta ogni volta. Quindi, che a parte è vero, se li va a rivedere per prima, lei si deve rivedere, lei rivede tutti i nostri video ed è contenta di farlo, quindi sono più contenta io, cioè io li faccio per quello. Comunque stiamo aspettando il taxi appunto per andare lì e comunque mi sono appena accorta che siamo davanti a uno store mega gigante super uber della Lego. Ci torniamo. Figata. Tira fuori quello che abbiamo appena comprato, va? No, non vedo cosa di differenza. La waistline di tutti. Siamo un po' da drop out. L'ho messa subito perché mi serviva un qualcosa dove mettere il telefono. Sì, guardate che bella. Apriti. Guardatevi. Very spicy. Mi piace tanto. Come che dici sempre tu, c'è salsa. C'è salsa. C'è la salsa. Comunque è bellissimo, mi sta dando la mano con me. Cioè, c'ho il dito. Ah, a proposito, ma lo sapete che mi è successo? No, ti giuro, devi dire sì anche tu, perché sennò sembra veramente che... le unghie. Ah, abbiamo acquistato questo bellante per le unghie. Il problema di questo smalto dei cinesi... dovrebbero averlo visto che avevo tutto lo smalto on flick perfetto. Gli è cascato pezzo per pezzo. No, ma era tipo peel off. Ho creato lo smalto peel off. Cioè, si è proprio levato. Sembrava che mi fossero cadute le unghie a un certo punto. La prima volta che mi è successo a Roma. Sono andato da lui che avevo con l'unghia in mano. Stavo così, con l'unghia in mano. In casa sta l'unghia, perché non volevo guardare, no? Invece no, cazzo, era solo la... Ah, fanga. Vabbè. E... dai. Non so cosa ho fatto. Ok, scusate, il Pirla aveva fatto la condensa. Allora... ci stiamo dirigendo verso lo studio dopo il 70. Stiamo andando alla mia agenzia per fare una super fast reunion, perché poi dobbiamo andare a prendere il treno per tornare a Roma. Che bello. Yeah. Allora, ci siamo seduti un attimo qua vicino al parco. Donna, che capelli che ho. E te lo sei tolto pure tu. Allora, qui a parte che vi possiamo far vedere meglio questo qui, ma stiamo aspettando che tra poco dobbiamo entrare. Siamo in un parco vicino. Guardate quanto è carino. La coppietta. Sembra che stai dicendo quanto è carina. Hai puntato una signora. Beh, carissima. Allora, a parte che qui lo vedete meglio. Questo è bellissimo, magico. Ma non è questo l'importante, questo è soltanto un marsupio. Allora, noi abbiamo, aspetta, per farlo un minimo di contesto, lui fa una vocina bella. Manterremo privata. Che manterremo privata, non ti avrei mai chiesto di farlo. Praticamente, lui fa appunto questa vocina, però si capirà. Beh, la vocina di Winnie the Pooh. Ok, fa la vocina di Winnie the Pooh ed è bellissima. Quindi, quando io ho scoperto questa cosa, ho iniziato a dire, sei il mio Winnie the Pooh. Tanto che comunque quando ho visto pure questo, quando si è comprato questo qua che è giallo... sembravo Winnie the Pooh, perché io sono grasso e giallo. Non è vero. Non è vero, però alla fine è diventato il mio Winnie the Pooh. Quindi, sapendo questa cosa, io avevo un Winnie the Pooh a casa che l'avevo comprato anni e anni fa, perché appunto sono matta, io vado pazza per Winnie the Pooh, e appunto gliel'avevo regalato e lui ce l'ha sopra il... come si chiama? Ce l'ho sopra la mia postazione da lavoro. Ma oggi, mentre io cercavo tutti i regali di Lara, che sono un boato, che sono enormi, considerate che saranno tipo... ci sono i miei reni, l'ha detto. Fagli soltanto la busta, è piena. Ma la busta l'ho fatta vedere, guardate quanto grossa. E lui è sparito un attimo. Sì. Perché mi ha fatto una sorpresa. Fai vedere la sorpresa. Exactly. Perché è una sorpresa troppo dolce. Ovviamente non è gigantesca. No, però è dolcissima. Quindi, allora, io gli ho fatto questi bellissimi Winnie the Pooh. Guardate che bello! Che è super morbidoso e ha pure il sederino carino. È vero, guardate. Aspetta, però devo togliere la tag. Togliere la tag. Attento a non romperlo. Allora,
Il fatto è che vi giuro, potessi ve lo fare sentire, è la cosa più morbidosa del mondo ed è carinissimo. Anche okay, perché vabbè, ovviamente un regalino da Disney è qualcosa di assolutamente apprezzato. Ma guardate quanto è bello. E poi c'è quest'altro. Mi piace tanto. Perché io stavo in cassa, no? Perché io all'inizio volevo comprare un altro peluche. Soltanto che, perdonami che non, così non lo spoilerò. Sì, sì, vai, vai. No, io intanto sta cercando di togliere la price tag e non ti inquadro mentre la togli, così non la vedo nemmeno io. Ma guardate, ma quanto è bello, cioè. È proprio un cucciolotto. Assomiglia a lui, guardate, guardate. Tu sei carino. Ed è la, ti giuro, è troppo morbido. È la cosa più morbidosa che allora, veramente. Poi io allora, volevo comprare un Winnie the Pooh diverso. Perché è uscito il film di Winnie the Pooh, quello lì, sì. La real action. Con tutto film, vorrei tanto vederlo. Che è praticamente la versione realistica di Winnie the Pooh. Tipo è il più bel peluche. Senza nulla togliere a te che sei bellissimo. È tipo il più bel peluche. Volevo prendere quello lì, soltanto non l'avevo visto. C'era nel negozio, però non l'avevo visto da nessuna parte. Perché tu mi hai detto, quando mi hai dato questo, siamo andati davanti alla cassa e gli faccio. Cioè lui mi fa, ti ho preso questi, grazie Maria, ho 3 ore di basini. E poi mi fa lui, ma in realtà io non ti volevo prendere questo, ma ti volevo prendere quell'altro. E io gli ho detto, ma quello. E lui, stava là. Che però, a parte vabbè. Costava lì, cioè un peluche di queste dimensioni identico. Sì, costa 35 soltanto costa 35 euro. Vabbè, ma però, questo è tanto carino. Avevo già preso questi due, non mi andava di prendere l'altro. Troppo morbido. Fatto sta. E in aggiunta ero in cassa e dicevo, oddio, soltanto questa cosa gli prendo. Che a me sarebbe bastata avanzata, sì. Perché è troppo bello. E io però, so che lei è una nerdona di queste cose. Sì. No! Si muove! No, vabbè, guardate che carino, guardate che mi ha preso. Che poi io apprezzo un sacco le cose in legno fatte così perché mi piacciono. È super carino questo da qui. Guardate quanto è bello. È appunto il Winnie the Pooh che è tutto così. E che cosa succede se lo premo quindi? Si spenge. È vero. Oinks. No. Spoinks. Spoinks. Io non avevo visto che era così bello. Comunque è super bello. E poi c'è scritto Pooh. Come Winnie the Pooh. Quindi mi piace tanto. E quindi grazie. Comunque sono stupendi. E niente, noi aspettiamo un attimo e vi teniamo aggiornati. E dopo andiamo a fare di nuovo shopping di nuovo again. Che prendiamo? Mi è finita la cifra. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo scesi a Milano è stato bellissimo. Scendiamo dal treno. È vero. Vediamo che è Sephora. Sì. Abbiamo visto Sephora. Sì. E praticamente lei fa. Oh, faccio vabbè dai ci torniamo perché è tipo uno shopping in stazione. Ma regà cioè no. Che vedevo di è bellissimo sì. Comunque ho visto anche il negozio di Victoria's Secret. Victoria, non è più un secret a nessuno che sei una persona cattiva. You know what, se non sapete che cosa è successo con Victoria's Secret. Oddio. Mi è arrivato sulla mano. Comunque Victoria, se non sapete che cosa è successo andatela a vedere perché ha del ridicolo, seriamente, è ridicolo. Qual è la nostra marca preferita? Carpisa. Sì. A me piace Carpisa. OBS. Quanto è bello questo albero. No, ti sto facendo io da narratore. C'è un tronco lì. Ed è che parte da lì e arriva lì. E la natura è proprio un posto naturale. Ed è verde la natura. Questa è una donna nascosta dietro. Dov'è finita Chiara Paradise? Oh, si vede, sei apparsa. No, sei sparita nel nulla. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cosa? Oh. Anche delle cose verdi sopra. E una cosa bianca sotto e le motociclette. Questo albero è meraviglioso, ma mai meraviglioso come il mio amore. Quanto zoom mi hai fatto? Dite. Tu hai fatto lo zoom? No. Tu hai fatto lo zoom? Non ho mai zoomato in vita mia. Ok, arrivati. Stiamo facendo la riunione. In realtà posso farvi vedere? Sì, sì. Ok, stiamo facendo la riunione qua. No, perché sennò sembra che sono arrivata e non sto. Bene, una bella location. Comunque, finiamo la riunione e ci vediamo dopo perché noi dobbiamo scappare a prendere il treno. Amori, sono una bimba felice. Se fai vedere Agustina, amore? Beh, sì. Mi servivano due. No, sono stata
stata brava. Salute. Sono stata una brava bimba perché ho preso solo queste tre cose che mi servivano: la cipria, il correttore e quello perché faccio il contouring e lo spray fissante, basta. Sono stata brava. Io brava bimba. Sì, io brava bimba. Sì. Io brava bimba. Funny in love. Allora, a parte noi che se la balliamo taki taki, siamo in mezzo al nulla. Perché andiamo, stiamo a vedere quando è il nostro piano, perché ho paura che lo perdiamo. Sì. Siamo qui ad aspettare. Cioè, si è fermato per mangiarsi un panino. Io l'ho comprato, ma sta. Ok, siamo arrivati sul treno. Siamo qua. Questa volta siamo in prima classe, quindi siamo decisamente comodi, ho un sacco di spazio e anche tante persone, quindi vi parlo da così. Io mi sono comprata ben tre riviste, me le sto godendo tutte, una è anche sulla casa, quindi mi piace tantissimo, sto trovando un sacco di spunti. Vi consiglio di leggere delle riviste di casa per prendere spunti su come arredare casa, se come me non siete proprio bravissimi. Comunque, qua abbiamo un sacco di roba pure. Certo. E nada, penso che adesso leggerò, mangerò qualcosina, penso che dormirò un po' perché sto morendo di sonno. Bene tesori, noi siamo arrivati. Come vedete in casa c'è un casino, perché mentre noi non c'eravamo c'era il papà di Ale che ci controllava i cani. Quindi ogni volta che noi non ci siamo c'è sempre qualcuno in casa. Oh mio Dio. E appunto il papà di Ale ci ha messo queste cose qui, ma ha fatto benissimo, così i cani non ci andavano. Lì invece potete ben... dov'è? Potete ben ammirare la bustona con i regali a Lara. Io mi sono tolta l'extension perché, raga, io adesso una cosa farò ed è crollare a letto. Il viaggio è andato bene perché comunque eravamo in prima classe, quindi si stava larghi, si stava comodi. Devo dire, il primo viaggio non l'abbiamo fatto in prima classe perché ho trovato un'offerta. L'abbiamo presa nell'economy e si stava un pochino strettini. Poi stavamo posti a 4, quindi non è stato proprio il massimo l'andata. Però il ritorno è stato caruccio. Poi mi hanno pure servito un pochino d'acqua, insomma, carino. No, una bibita, scusate. No, è stato carino, devo dire. Questo è Caio che beve. Lui per la contentezza appena ci ha visto si è fatto le sue cosine addosso addirittura. E vabbè, tanto noi lasciamo, cioè il massimo è un giorno. Però insomma, noi siamo stati via solo un giorno. Però i sentimenti ci siamo mancati tanto, vero? Sto scodinzolando. E invece tra pochissime ore rivedo la mia bambina, la. Io vado a ninne. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, sempre qui, sempre su questo canale, alle 14.30. Love you. Ah sì, nel frattempo che ero in treno mi sono messa lo smalto. Love you.